Ciao a tutti, una sola precisazione, manca ancora la colonna sonora della intro. Buona visione! Salve a tutti, bentornati sul canale di Genetic DNA, rieccoci qua con Subnautica Blue Zero. Allora, in questo appuntamento non proseguiremo la trama, perché mi è venuto in mente di fare una bella cosina. Allora, come vi dicevo già nel video della presentazione della nuova veste grafica del canale, mi dispiace che ci ho messo così tanto a proseguire Subnautica, ma vabbè, purtroppo tra problemi vari, il lavoro eccetera diventa un po' complicato. Ma adesso la mia idea era di fare una cosa, perché mi sono reso conto che mi manca uno storage. Allora, vediamo un po', cibo, acqua siamo messi bene, ma nel frattempo qua c'è dentro un po' di rubine che mi erano avanzate l'ultima volta. Allora, qui abbiamo praticamente un piccolo magazzino buttato là alla cacchio nell'atrio, diciamo, di entrata principale. E non mi piace perché, insomma, metti che inviti qualcuno a casa, no? E vedono già subito sto bordello, quindi, non lo so, no, non mi convince molto. Allora, ho pensato di fare una zona, un bello storage praticamente sotto alla stanza del reattore, che così è anche bella imboscata. In teoria qua non ci dovrebbe venire nessuno. Ah, tra l'altro, vedere un po' come siamo messi. Ah, messi bene. E niente, qua praticamente lo farò diventare anche una specie di zona. Allora, prima di tutto mi prendo un frutto di questi che mi piace alla mattina, che tra l'altro sono le 6 del mattino, sono un po' rincoglionito. Allora, vediamo un po' di tornare fuori. Poi proseguiamo con la trama, non vi preoccupate, c'è la maschera che rompe le palle, non si vede un cazzo, perché ovviamente quando è che io decido di fare queste cose? Ma quando è buio, ovvio. Allora, questa, ecco qua. Pensavo di farla qui sotto. In teoria dovrebbe starci, così non mi rovina neanche troppo la cosa della base. Allora, vediamo prima di tutto se ci sta. Allora, sembrerebbe di sì. Materiali dovrei averli, perché me li sono messi nell'inventario prima di iniziare l'episodio. Lo scafo è 17.5, perfetto. Ok, dovrebbe starci. Quindi, torno dentro. Welcome aboard, Captain. Grazie, 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 molto gentile. Vediamo per fare invece la scaletta cosa serve. Titanio e ce l'ho. Perfetto. Allora. Poi ho pensato di farmi un salto alla miniera, perché non abbiamo mai inaugurato la Bronze Suite. Che tra l'altro. Allora, ho pensato di metterci la scala imboscata qua dietro, che così almeno non si vede e non rompe le palle. Perfetto, ottimo. E qui, vabbè, al momento non ci servono i cose, però pensavo di metterci tutti gli armadietti, ma non quelli piccoli. Pensavo di metterci questi qua belli. Dove cazzo erano qua? Non mi ricordo più. Questi che serve, vabbè, il titanio, il quarzo e quant'altro. Vado a prendere un po' di materiale e appunto, pensavo di metterci dentro tutti i materiali messi in ordine per tipo. Un po' come ho fatto anche nella mia versione. Ah, non ho ancora fatto il lavandino, deficiente che sono. Vabbè, prima o poi farò anche il lavandino. Allora, ecco, qua avevo un po' di quarzo che ce lo mettiamo. Titanio, vabbè, titanio non ne ho tantissimo, però vabbè, non è che li facciamo tantissimo, no? Fammi vedere se c'è un po' di titanio sparso da qualche parte. No, fa niente. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare con il titanio che c'ho qui. Ai 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 ai. Ok, certo che svegliarmi domenica mattina alle 6. Non so perché non riuscivo a dormire, vabbè. Allora, vediamo di fare un po' di questi. Mettiamo armadietti. Allora, se non sbaglio, nell'altro gioco li avevo messi tipo. Oh, non saranno mai simmetrici, perché vabbè,
vabbè, il gioco non è che mi dà la possibilità di metterli tanto bene, quindi... Ancora posso finire. Titanio! Ah no, almeno tre armadietti devo riuscire a fare. Ah, nel frattempo sta diventando pure giorno, così almeno ci vediamo qualcosa. Aspetta che mi prendo ancora uno di questi che mi tira su un po' la salute, il dito. Poi qua completeremo anche la cucina, magari la facciamo un po' più figa. Allora prendiamo il nostro coso qui e andiamo a iniziare a spaccare su un po' di roba alla ricerca di Ampa de Titanio. Tra l'altro la zona è anche una delle zone fighe, quindi perfetto, un po' di rame ci fa anche comodo. Ecco, quello qui, quello è quello che io avevo bisogno. L'ho visto dalla distanza, un po' di litio che fa sempre comodo. Piombo, tanto non me lo dai il piombo. Adesso me l'ha dato il piombo. Scusi, signora, lei ha qualcosa per me? Vedo che trasporta qualcosa, ma quanto pare non me lo vuole dare, vabbè, ok. Un po' di titanio. Allora, se non vengono loro è meglio non rubargliela, perché sennò poi magari mi cacchiano. Un attimo che entro da questo lato. Dovrei avere tutto per farne almeno due, magari, non lo so. E poi vabbè, ovviamente me le metterò a posto io off screen, così non vi rompo le palle. Comunque perfetto, vediamo se riesco a farne ancora uno da mettere qua così. Perfetto, vediamo un po' cos'è che ho per farne... No, non ho abbastanza titanio per farne uno, però... Vabbè, comunque l'idea è quella di mettere tutti degli armadietti, magari... Tutti intorno, e metterci dentro tutte le cose in ordine, tipo magari qua posso metterci tutto il... Il bronzo, il rame, poi magari qua faccio... Vabbè, qua faccio magari una cosa contraria, aspetta. Faccio magari tutto il titanio qua, poi faccio qui il bronzo e qua ci mettiamo l'oro, perfetto, così almeno abbiamo anche una specie di ordine delle cose. Ok, allora, poi, seconda cosa che volevo fare, come ho detto, era andare nella miniera, quindi aspetta che la miniera era questa. L'accendo perché non so che cazzo si ricorda dov'era. Aspetta che mi prendo un po' d'acqua. Questo mi spara flash ogni volta. Perfetto. Ok, nel frattempo svuoto il mio inventario. Mi porto dietro solo una batteria. Non mi ricordo. Ok, però questi forse sono anche troppi, quindi aspetta che lo sbatto nel frigo. La zuppetta me ne porto una di acqua, una, tanto in teoria non dovremmo restare fuori troppissimo. Allora vado a prendere Paolino e ovviamente non portiamo tutti i moduli perché sennò diventa veramente abnorme. Stavo pensando che effettivamente mi servono. Allora, effettivamente è un po' grandino però portarci dietro tutto. Non so che cazzo fare, ma ci ho portato dietro tutto. Ma... Vabbè, ci porto tutto, se ne frega. Non ho voglia di fare tutto lo sbattimento. Allora, andiamo a prendere la tuta Bravne, che poi gli daremo il nome e la coloreremo.
teoria dovrei avere già equipaggiato tutto quello che mi serve per le cose. Andiamo dentro. Allora, questo è la tuta e questo dovrebbe essere il rampino. Perfetto, aspetta che la prendiamo. Molto bene. Ora andiamo in miniera. In miniera perché ci voglio andare? Per il semplice fatto che ci sono le roccine da trivellare. Quindi adesso andare là con tutta la struttura non è proprio il massimo delle idee, perché effettivamente è diventato lentissimo. Ma però fa niente, non importa, magari così almeno. Praticamente l'episodio di oggi sarà molto corto, sarà praticamente un episodio che va un po' a riprendere quello che faremo poi nel prossimo, quindi sarà solo una specie di costruzione. Vedo il tizio. E poi andremo la prossima volta lì. Sì, non gracchiare, rompi palle. Aia. Allora. Ma l'importante è che non troviamo il pesce quello grosso. Cazzi. Adesso. Ogni volta non mi ricordo mai, per quello che ho messo un radiofaro, perché è impossibile ricordarmi ogni volta. Cazzo sta miniera. Vabbè. E c'era pure un frammento di qualcosa. In teoria. Ho preso un pesce. Vabbè, in alternativa abbiamo comunque il costruttore e del pesce. Adesso io anche se ho messo il radiofaro, ovviamente dovrebbe essere lì da qualche parte. Vediamo se avanza. Non credo che sia qui. Mi sa che è al di là di qui. Oh, un rock puncher. Ciao rock puncher. Oh, che non scivolare giù, né, caro. Perché non... Ah, ok, ho capito dove sono. Capite dove sono? Sta fermo. Che miseria. Un attimo, perché sono contro il muro. Ah, ero contro il muro. Vabbè, la metto dritta qua. Riesco a salire. Ok. Adesso. Andiamo giù.
Giulio va a metterlo automaticamente in inventario, così ci offriamo un po' di giorni miniera oggi, yay! Puncher, non rompere le balle perché ti trito, eh. Un po' di titanio che va sempre comodo. Ecco, così almeno dopo, già che abbiamo lo storage. Rock Puncher, non provarci. Ti devi levare dalle balle, Rock Puncher. Ah, ecco, bravo, vedi. Tanto poi ritorna. Ritorna perché è scemo. Mi metto di qua, se no non lo vedo. No, sembra che se ne va, ok. Andiamo, damo! Vai, Geoffrey! Da Brown ti chiamerò Gioffredo, detto Geoffrey. Ma grazie al cazzo, come ci arrivano su? Aiuto! Come arrivo lì? Ah. Era, ero su prima. Amico! Era merda, merda. Ah, cazzo, c'ero su prima. Porca pelanda. Un po' di rubaino. Il rubaino fa sempre bene. Il rubaino. So bene come io faccia a fare quello che sto facendo, ma direi che in qualche modo ci sto riuscendo. Arco Giuda, momento che non ho, io non ho più spazio nell'inventario del coso, mi sembrava strano. Però cazzo, non c'è neanche più spazio io dentro nel mio inventario. Porca miseria, ma mi serviva anche qualcos'altro. Vabbè, diciamo che di rubini siamo a posto. Vado un attimo di là perché... ho capito, ma non è che mi devi venire addosso, camicazzo. Perché qui, se non sbaglio, dovrebbe esserci anche il diamante. Qui è pieno di... ovviamente essendo una miniera è piena di... questa roba non l'ho presa l'altra volta, scusa, ma che sono deficiente di aver lasciato un progettino qua? Oh! Torcia frontale, yay! Perché io così deficiente che l'altra volta non l'ho preso? Whee!
l'oro va bene. Però abbiamo pure il cristallino qua. Che cazzo? Signore, se ne vada fuori dai coglioni che sto trivellando. Si faccia i cazzi suoi, signor Pancia. Guardami. Allora, purtroppo non ho molto spazio dentro nell'inventario qui. E quindi mi sa che poi ci tocca tornare indietro e si è visto, si è visto. Allora, qua abbiamo un po' di robe. Non rompere le baule. Però il titanio probabilmente mi serve per fare altre cosucce. Devo vedere se però c'è troppo spazio nel veicolo. Vabbè, comunque trivelliamo fin quando c'è spazio. Poi visto che tanto sono pieno anche io. In teoria dovrebbe avere ancora un po' di spazio. Qualcosa. No, sono io che mi sogno le cose praticamente. Niente, comunque ci tenevo pure a farvi vedere questa cosa, anche a voi. Qua vedete, è tutto pieno di cose. Questa è una quello è il rame, una bella vena di rame. Qui c'è ancora la vena di titanio. Niente, qua poi io tornerò off screen a farne altre. Adesso però non so se allora facciamo una cosa, vediamo di trivellare ancora un po' di titanio, che magari il titanio può servire per le cose fighe. Quando c'è spazio nel contenitore preferisco tritare tutto, ma perfetto, non ho più spazio, ottimo. Cioè ottimo nel senso che me ne posso andare e tornare alla base così. Allora, poi facciamo due sistemazioni. Ciao Puncher. E dopo un po' che capiscono che se ti rompono le palle li pianti una trivella per le chele, poi anche il Rock Puncher si danno una bella calmatina. Poi qua ci ritornerò sicuramente prima di iniziare il prossimo episodio, che continuerà la storia, la trama, diciamo. Che cazzo? L'ho bloccato. Aspetta, che sennò qua c'è un macello. Vai lì su. Almeno i reattori del jump jet si ricaricano molto in fretta con appunto il miglioramento. Ho provato a entrare con il C-Track solo con il modulino, ma ovviamente senza successo.
destra, perfetto. E ora ce ne torniamo alla base. Com'è il tempo da queste parti oggi? Oddio, dai, non è una brutta giornata. Oh, un po' di ossigeno vero. Ah, un cielo semiazzurro, un po' di nebbiolina, però dai, almeno non tempesta. Vedo che la temperatura non è neanche così elevata, ma... Ah, ok. Un attimo che... Andiamo giù. Ora... tiro dentro. Gioffredo. Così gli posso cambiare la colorazione, scrivergli il nome e tutto quanto. E poi... mi divertirò io off screen a fare praticamente tutto quello che è la sistemazione della base, organizzare il magazzino che avete visto, poi ve lo mostrerò la prossima volta, così non vi annoio con queste cose e poi niente, la prossima volta sicuramente proseguiremo con la trama, sperando di non farvi aspettare mesi. Purtroppo lì c'è stato pure un problema di ritorno della fottuta tosse, come già vi dicevo, quindi ovviamente avrei potuto giocare senza commentary, perché ovviamente quando mi partiva la crisi di tosse praticamente sputavo due polmoni più un ipotetico polmone di riserva. Allora, adesso devo trovare il miglioramento per l'efficienza del motore, perché effettivamente adesso che ho il rimorchio è un po' più lentino, però non mi ricordo più dove l'avevo buttato. Sperando di aver indovinato il... e non mi finisce di sotto, ok. Arrivo, Geoffrey! Aspetta. Perché lo voglio chiamare Gioffredo? Non lo so. Così, mi è venuto in mente intanto che stavo scavando una roccina e quindi... intanto riesco a entrare senza sgrattugiare tutta la roba. Grazie. Devo andare a recuperare Geoffrey, aspetta. Oppela! Boom. Allora, come prima cosa, tutto in maiuscolo ovviamente, con 3 F, Gioffredo, perfetto. Allora, la base la possiamo fare sempre rossa, così è più o meno come tutte le altre cose che abbiamo fatto. La striscia ovviamente la facciamo così, la giallina.
Gli interni ovviamente li facciamo neri perché non so. E il nome Paolino che come ce l'aveva il nome giallo, né? Aveva giallo il nome anche Paolino, se non sbaglio. E quindi lo facciamo del giallo anche questo. Dovrebbe essere a posto, fatto. Fammi vedere un po' perché non mi ricordo effettivamente. Sì, la base era rossa, la striscia era gialla, gli interni neri e il nome è giallo. Eccolo qua, Gioffredo, tra che detto Geoffrey. Molto bene, ciao Gioffredo, ci vediamo più tardi. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, vabbè, qui ho dentro un po' di cosine che poi mi divertirò io a sistemare. Anzi, nel frattempo io vado giù a svuotare tutto quello che abbiamo preso nei rispettivi armadietti. Quindi mi pare che qui c'era del titanio. Ma per caso di un rumore strano, mica me l'hai buttato via, puttana della vita, cazzo. E qui abbiamo il nostro cosuccio. Questo è un pesce trattato. Bene, 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 bene,
qui che cazzo ci avevo messo? Vabbè, qualcosa mi verrà in mente. Niente, adesso niente, mi siedo qua così, mi tiro fuori una bella zuppetta, mi mangio la zuppetta, così mi tira su tutti i valori nutrienti e mi bevo pure un bel caffè. E niente ragazzi, con questo è tutto, ci vediamo ai prossimi video, ciao ciao da Genetic DNA.